questo è un momento unitario. Dopo 4 anni di divisione del sindacato siamo riusciti a definire un documento unitario da presentare al governo. Da presentare al governo anche perché il documento economico-finanziario presentato da questo governo ci lascia molto perplessi su alcune questioni, anche molto preoccupati. Perché noi non siamo contrari al deficit al 2,4%, il problema è capire se questi soldi vengono utilizzati per lo sviluppo, se vengono utilizzati per le infrastrutture, sia quelle materiali che quelle immateriali, se vengono utilizzati per il bene del Paese. Voi avete un'esperienza molto positiva che in questi mesi abbiamo chiuso sotto l'aspetto dell'avvertenza ILVA, dove abbiamo coniugato con l'accordo ambiente, sicurezza e bonifica con industria. Sull'ambiente, sicurezza e bonifica verranno investiti 1 miliardo e 125 milioni e nella tecnologia industriale 1 miliardo e 300. Questo è l'esempio da tenere in considerazione per tutta l'Italia. Innanzitutto un sindacato unitario, innanzitutto la politica energetica, innanzitutto la politica industriale e quella ambientale che conciliano il rapporto anche con i cittadini, pur sapendo che Taranto in questi anni ha sofferto molto rispetto a questa questione. Dall'altro lato io credo che anche sulla questione delle pensioni bisogna essere prudenti, a noi interessa la quota 100, il problema è non escludere alcune realtà che sono alcune lavorazioni particolari, che sono le donne, che sono anche i precoci, che sono anche coloro che oggi come oggi lavorano in attività non certo gradevoli. Dall'altro lato bisogna rilanciare la questione della competenza, la questione della scuola, la questione che tutto questo può conciliare tra lavoro e scuola. L'alternanza scuola-lavoro non si può togliere i milioni che loro hanno deciso, così come su Industria 4.0 non si può togliere il credito d'imposta sulla formazione e sulla ricerca. Noi abbiamo la necessità di riqualificare milioni di lavoratori, abbiamo la necessità di riqualificarli anche dentro la formazione, e la formazione è un punto nevralgico di questo documento del governo, il quale taglia. Sicuramente l'appuntamento di oggi è un appuntamento importante perché chiamiamo un attimino tutti i quadri dirigenti del territorio, delle categorie, e sicuramente facciamo purtroppo notare quanto manchi sul DEF, sulla prossima finanziaria al momento. Quindi oggi un appuntamento un attimino per rimarcare le esigenze del territorio, perché manca l'impegno sulle infrastrutture, sul lavoro, sui giovani, tutta una serie di criticità anche sul pezzo previdenziale. È indubbio che questa nostra voce di oggi pomeriggio deve arrivare assolutamente al governo nazionale, perché Taranto ha necessità di un'attenzione particolare, visto anche i dati della disoccupazione che abbiamo.